Eredità. Immediatamente quando si parla di eredità, uno pensa allo zio lontano, che tutti speriamo di avere, che ci lascia inaspettatamente un patrimonio milionario, qualcosa di concreto, tangibile, solido, quantificabile. Ma non è sempre così. Infatti che sia del denaro, una casa o anche un bene immateriale, è una parola che evoca emozioni e significati differenti per ognuno di noi. Infatti, per alcuni l'eredità può rappresentare un legame con le proprie radici e con le persone care che ci hanno preceduto. Per altri può essere una fonte di conflitto e di tensione. Anche nel lavoro è così. Chiunque a sua volta eredita le competenze da qualcun altro e via dicendo. Spesso, man mano che avanzano le generazioni, affinando le tecniche, raggiungendo i livelli di perfezione impareggiabili. È così per molte eccellenze del Made in Italy e oggi sono qui per farvi conoscere una delle più importanti. Il settore dell'orificeria e della gioielleria. Qui l'eredità assume un significato ancora più profondo. Perché l'industria orafai gioielliera è frutto di un'eredità di arte, di maestria artigianale e di creatività che si tramandano di generazione in generazione, e proprio per questo è un settore che richiede dedizione, passione e impegno per essere preservato. Ma un'eredità va anche mantenuta, e tenuta al passo con i tempi. Proprio come sta avvenendo in questo settore, dove la tradizione si sta fondendo con le nuove tecnologie come la stampa 3D o i nuovi modelli di vendere e promuoversi nel mondo grazie al digitale. Ed è per questo che le realtà del settore sono alla ricerca di giovani a cui affidare una grande responsabilità. Svolgere queste professioni non significa solo creare gioielli bellissimi, ma significa anche essere parte di una tradizione e di un'eredità multigenerazionale che va capita, rispettata e onorata. Significa avere un grande rispetto nei confronti non solo del proprio lavoro, ma anche nei confronti delle future generazioni. Ed è proprio per questo che sono tornato alla Fiera di Vicenza Oro, per conoscere coloro che porteranno avanti le professioni orafe e gioiellieri del nostro paese. E sta cosa mi gasa da morire. Ma prima vi faccio un giro perché già vedo che ci sono un sacco di cose nuove rispetto alla scorsa edizione. Andiamo. Sì, perché in questa edizione Vicenza Oro conta il record di espositori e non pensavo fosse possibile, ma l'impatto visivo è ancora più impressionante della scorsa volta. La Fiera di Vicenza Oro è infatti uno degli appuntamenti più importanti al mondo nell'ambito dell'orificeria e della gioielleria. Ok, tutto bello, ma un giovane che vuole entrare nel mondo orafo, da dove deve iniziare? Per scoprirlo sono andato dritto alla fonte e l'ho chiesto alla presidente di Confindustria Federorafi, Claudia Piaserico. L'unico modo per conoscere è cominciare a seguire tutto quello che può essere il mondo orafo che ci sono in Italia. Noi ce la stiamo mettendo tutta per provare a far vedere le nostre fabbriche. Non possiamo ovviamente fare fabbriche aperte, però noi abbiamo il dovere e la responsabilità di raccontare cosa facciamo, quali opportunità si ha. Successivamente, dopo essere rimasto incantato dalle vetrine, dai gioielli e dalla presentazione dello scorso video dove parlavo dell'industria orafa, sì, ammetto che ultimamente sta avvenendo spesso, come ogni VIP che si rispetti mi sono trattenuto per le interviste. Ma vabbè, adesso metto da parte il mio ego e andiamo avanti. Dicevo, successivamente ho rapito qualche professionista per scoprire meglio come funzionano queste professioni. Ok, quindi tu sei il lapidatore. Esatto, il lapidatore di pietre, cioè quello che dà al sasso, che si incontra nelle miniere dei paesi dove ci sono le materie prime, metti quelle faccettine con quelle angolazioni in modo che la luce entri da sotto e questo spari la brillantezza. Consiglieresti questo lavoro a ragazzi che non hanno ancora capito la loro strada? Sì, sì, però ci vuole pazienza e passione. E poi questo lavoro non finisce mai. Sempre. Perché non finisce mai? Perché poi magari scoprono ancora qualcosa di nuovo e poi ti arriva e dici, ma questo che cos'è? Poi è l'aspetto che ti rende più felice del tuo lavoro. Vedere il risultato, cioè quando vedi che quello che ho in mano diventa lucido, perché a me arrivano le cose grezze, proprio, non le compresti mai negozio così. Sei quello che rende bello un prodotto. Sì, il lavoro di tutti. Senza quello che faccio io non nessuno comprerebbe i gioielli. Sotto le mie mani i pezzi prendono vita, li vedi nascere, risplendere. Quindi non è un'eredità solo del lavoro, ma anche sì, della non passione. Sì, perché non devo insegnarti solo le capacità manuali. Una persona che entra da poco in questo ambito, in queste professioni, quanto potrebbe guadagnare in media? Ok, allora mi hai fatto una domanda che sicuramente merita una risposta sensata. Allora, il tirocinio parte da 600 euro, non ho mai avuto tirocinanti da 600 euro, tutti di più. Dopo il tirocinio si parte col contratto d'apprendistato. Ma un tirocinante nel mio laboratorio, io gli spiego sempre, se vai all'università paghi e non è detto che poi trovi il lavoro. Da me non paghi, ti pago e hai già una professione quasi assicurata.
Io mi occupo di digital marketing, sono un digital marketing assistant. Fantastico. Chiara invece? Io sono una designer di gioielli. Gestisco varie cose, parliamo di e-commerce, parliamo di customer care, parliamo di newsletter, parliamo di social, gestione social, pubblicazioni, eccetera. Quindi benvenuto nel club. Esatto. Intanto mi alzo dalla mia scrivania, vado da Chiara, rompere le scatole a Chiara, piuttosto che vado a rompere le scatole a qualcun altro, perché cerco comunque magari di interagire anche con quelli che sono gli altri ruoli. Quindi magari io ho bisogno di sto costruendo un determinato tipo di contenuto, mi serve un disegno di Chiara o capiamo anche con Chiara come svilupparlo, eccetera. E quindi anche lì sono l'importanza del lavoro in team in ambiti, in figure di ambiti diversi. Appena rientreremo in ufficio, la giornata sarà partire con i prodotti per il prossimo anno, quindi per il 2024. Quindi ci sarà una enorme fase di ricerca, quindi pressoché ricerca online di trend, quelli che possono essere le tendenze, quello che il mercato proporrà nei prossimi anni. Ricerca anche nel reparto commerciale dell'azienda, quindi i commerciali danno degli input al creativo, alla product manager, che è appunto la figura sopra di me, per delle richieste specifiche, tipo magari ci servirebbe un anello per questa roba, un bracciale così, richieste specifiche. Oppure, ok, la product manager mi viene a dire, ok Chiara, vorrei fare una nuova collezione di bracciali, poi si butta giù, quindi inizia a disegnare in modo compulsivo tutto il giorno, che però è quello che mi piace, quindi va bene così, e poi si inizia a sviluppare un prodotto, quindi poi si entra nello specifico, dallo sketch, vai a fare il 3D, delle prove, ci si relaziona con la fabbrica, fai vedere il pezzo ai commerciali piuttosto che al marketing per capire se la cosa può funzionare al di fuori di noi. E poi alla fine un bel giorno accade che arriva il pezzo e wow. E lui dice, no guarda sta roba sui social. Non può funzionare. No. Conoscevi questo mondo prima di venire a Vicenza Oro? Allora, sapevo che gli orafi di Vicenza erano molto rinomati. Questa realtà la conoscevo, ma non così a fondo. E devo dire che questo progetto, questa attività è stata assolutamente importante per questa nuova realtà assolutamente affascinante. Ormai un po' mi conoscete e sapete bene che mi piace andare in giro per scoprire cosa si cela dietro a una professione e mi piace anche stupirmi ogni volta che scopro un nuovo mondo. È però cruciale per tutti che le abilità, la creatività e la passione accumulati di generazione in generazione non vengano dimenticate e anzi continuino a crescere ed evolvere. Quindi siate coraggiosi e prendetevi questa eredità che è lì alla vostra portata. Portatela avanti con orgoglio e dedizione. Siate i custodi di questa tradizione e bramosi di passare a vostra volta il testimone. Perché un giorno l'eredità sarete voi stessi. Come i ragazzi conosciuti oggi vuoi diventare il protagonista del settore orafo e del gioielliero, sappi che questa industria sta cercando proprio te. Se vuoi approfondire ti lascio un link in descrizione, dai un'occhiata. Io